Allora, eccoci tornati in studio, cambiamo discorso, ma neanche tanto, perché visto che abbiamo fatto adesso le pagelle, volevo soffermarmi, Sì. dopo che abbiamo fatto prima come abbiamo fatto prima per Vantaggiato, su Callegari e Pobega, che sono due ragazzini che sono partiti entrambe non benissimo, uno peggio dell'altro, se mi è consentito dire, ma che adesso stanno venendo fuori molto bene. Callegari secondo me sta migliore in campo, contro il Gubbio. E Beh, uno dei Pobega migliori. Questa nelle due partite, sia quella col Fano che quella di ieri, ha fatto il dimostrazione. suo, però in un altro ruolo, rispetto a quello che No, non avevamo solo, ma visto. dimostrazione del fatto che quando una squadra gira, una squadra va bene, quando una squadra è superiore, poi alla fine tutti ne risentono positivamente. Poi Pobega, come abbiamo detto, non poteva fare altro che migliorare. E poi è stata la fiducia. Sai tante volte i ragazzi sbagliano due partite, li mettono fuori e non giocano più. Invece quando un ragazzo sbaglia un paio di partite, ma gli ridai fiducia, è destinato a migliorare. E questo secondo me è il caso di Pobega, che è stato fortunato a trovare un allenatore che gli ha dato fiducia, perché noi, ci è capitato tante volte, io citavo ieri sera della Giovanni, ecco, l'Inter era un difensore che sembrava un fenomeno, abbiamo messo una partita in Serie Col B, ha Benevento sbagliato una partita su contro Cicire e ti col su Cicire, Benevento. è stato bocciato, cioè per dire, tante volte. Avere un allenatore che sbagli una partita e ti dà fiducia è fondamentale, non tanto per una stagione, ma proprio per una carriera. Hai detto Poi una cosa. Callegari forse già è un po' più grande, uno che già ha giocato in categoria. Però Pobega è un ragazzo, viene dal Milan, mi pare che con la prima del Milan faceva grandi cose. Capitano. Sbagli due partite con la Serie C, rischi, no, di essere giubilato. Invece l'allenatore gli ha dato fiducia. Hai detto una cosa che mi ricollega, perché Pobega, ti ricordi l'espulsione di Trieste, l'avevamo tutti criticato e si diceva anche il rischio di essere bruciato. Invece in questo caso merito dell'allenatore che l'ha riproposto e quindi ha acquistato fiducia, infatti volevo rafforzare questo concetto, e oggettivamente ha giocato discretamente sia ieri che la partita contro il Siamo Fano. anche Diversamente secondo me da Callegari, che per me non è mai stato insufficiente. esatto. Solo che ieri, per la prima volta, io l'ho visto molto più sicuro dei suoi mezzi, delle sue È così, potenzialità, se gli dai un fiducia a un giocatore. cioè, a tal punto che si è proprio preso il È centrocampo, la così. regia della Ternana, e si è preso anche delle responsabilità, come dicevo appunto all'inizio della trasmissione, quando probabilmente il risultato decisivo in quell'intervento su De Silvestro dopo No, l'errore di ma Defendi, è che così. poteva cambiare la partita. Ragazzi, se li metti in bilico, li fai sentire la pressione, specialmente in alcuni ruoli, se il centravanti forse no, se è bravo è bravo, se non è bravo. Però in alcuni ruoli, se gli dai fiducia, acquistano e sicuramente migliorano il rendimento. Io mi ricordo Nicola Berti che giocava con la Fiorentina, là alla destra, era un bucino bagnato, ma a forza di giocare divenne un gladiatore del centrocampo, perché gli dettero fiducia sia a Firenze che poi dopo a Milano, e divenne un giocatore che, se tu l'avessi visto quando giocava le prime partite, io lo vedevo le prime partite, dico, questo può fare l'aletta, ma neanche, perché era alto, De sembrava. Bollo. Diciamo che Sì. E può quest'anno, darsi che Pobega, no, faccio, non lo so, però diciamo, dico, avendo avuto fiducia, magari questo è uno. Ma, cioè, oh, ma Torricelli andò alla Juve, che veniva la Serie D, le prime partite, questo palla si dipende voleva dalla l'attacca sulle Calabrese, scarpe. da dove possiamo ampliare il discorso dicendo che abbiamo proprio degli under quasi tutti veramente di valore che si sono contraddistinti, E negli secondo anni me, scorsi, scusa, se positivamente, ne abbiamo bruciati e tanti ne abbiamo tanti, ma bruciati. tanti erano Cioè, oggettivamente scarsi, anche eh. lo stesso Budic, che abbiamo visto Qualcuno si è poco, bruciato da solo. anche, Vuol dire, ah, sì. e me lo mettevamo anche là, Qualcuno si però, è sì, fumato da solo. certo. C'è lo stesso anche Giraudo, che comunque ha ben impressionato il precampionato. Budic, che è stato convocato dalla Croazia Under 20 e che dovrebbe essere, almeno da quello che ci ha fatto vedere, un signor Volevi dire che centravanti. dovrebbe essere utilizzato di più? Comunque, spero di vederlo più in campo, però ce ne sono tanti di No, se no lo attaccanti. dico io, se Secondo me non lo dici tu, eh. la vera rivelazione di questa nidiata di ragazzi che abbiamo sarà Petko Ristov, Anche ragazzi. Petko Perché Ristov, sì. secondo me è il giocatore potenzialmente più forte di tutti, dei ragazzi che abbiamo. Perché ha una personalità non indifferente, è uno che mi pare possa giocare già a ottimi Sì, livelli, ma non gli manca beh, niente. è nazionale Bulgaria Under 21, è su Sì, però non gli dimentico, perché io Transfermarkt. stavo per fare Io sono la domanda convinto, per maggiore, esempio, però. che Che è più valore, no? 800.000 euro di valore teorico, ma quindi. No, dico, è del Bergamelli è. settore giovanile? Ma chi? Ristop, Ristov. Fiorentina. bravo, giusto. No, perché io faccio queste gag? Perché poi dopo la gente dice che si diverte a vedere, io mi tocca farle. Però è un Ma poi non ragazzo sempre mi che cogli in però non sempre ci castagna, riesce. Potrebbe fare molto bene. Su Callegari, fammi dire una cosa. Allora, lui sta giocando molto bene. Adesso deve fare, secondo me, un passo avanti. Deve
perché finora ha giocato bene, però abbastanza scolastico, facendo il suo compito come deve fare un ragazzo alle prime armi. Adesso deve cominciare a farci vedere qualcosa di Ma più, già prendere stavolta esperienza, ce deve l'ha cominciare fatta a bene, mettere. stavolta è andato molto Sì, però bene però. io mi aspetto da lui, siccome è un ragazzo che viene dal Paris Saint-Germain, quindi immagino che ci abbia, no? La Delle, scuola, ecco, che ci quando abbia una non è tecnica che non è prodotto il differente. Paris Saint-Germain, c'è passato, C'è mi sono passato, ha giocato parlato. nel giovanile, Del Genoa. ha esordito anche in Sì, Ligue 1, in Liga. Però mi però. sa che le giovanili le ha fatte La col Genoa. Genoa. Vabbè, comunque uno che ha Però giocato passato col sì, è Paris vero. Saint-Germain, esordito in Giusto. Liga 1, evidentemente qualche qualità ce l'ha, no? Sì. Ecco, allora mi aspetto qualcosa di più, nel senso non è pretendo che mi risolva la partita, ma comunque comincio a mettere qualche palla filtrante, qualche assist, qualche Comunque ultimo Gianni, per un passaggio. ragazzo di quell'età, giocare in quel ruolo da No, no, regista ma con va quella benissimo, autorevolezza, primo anno ci da professionista. mancherebbe. Tra l'altro io mi Sì. ricordo che quando Ma giocava nel giovanile del Genoa era un giocatore del quale non dico si parlava bene, perché adesso si parla bene anche di Pobega, Budic e Ristoffo, ma sembrava un predestinato. Adesso sì. magari poi ci avrà avuto un paio di stagioni un po' così, però. Queste sono tutte quelle cose. Quando questi ragazzi, come tu hai detto molto bene, se stanno in un contesto giusto, affiancati da gente d'esperienza, di grande Il personalità, campionato va in una io certa me lo maniera. ricordo quando giochi. Io mi ricordo che se tu giochi a 17 anni con uno di 30 anni e che è un mostro e che lo vedi come uno che ti dà grande fiducia, entri in campo, c'hai dietro di te, che ne so, un difensore centrale come Diakité, è Ci avrebbe chiaro chiunque che bello. ti Tu pensa senti adesso che gioca a tranquillo. 7 con me, per dire, no? Come se una persona che gioca a 7 con me Se centrale, tu da un la giocatore situazione terzino sta dell'anno tranquillo. scorso era tremenda, c'avevi cioè, un allenatore alle Bravo, prime eh sì. armi, giovani che giocavano con altri esordienti perché non c'avevi nessun esperto di Serie B, Vero. tutti i giocatori senza personalità, lì poteva fare solo male un giovane, doveva essere Certo. fortissimo. È chiaro che le condizioni sono completamente diverse. Come ha detto Tommaso, ha fatto bene De Gani a riproporre Pobega dopo l'espulsione di Trieste perché lì diciamo, il messaggio che gli ha voluto far passare al ragazzo è stato quello di dire. Gioca Vai tranquillo. tranquillo perché ho fiducia in te. Anche perché poi chiudo dicendo che abbiamo sentito il mister su Vives e ancora non abbiamo dei tempi certi di recupero. Ieri l'abbiamo visto in panchina e a domanda specifica appunto ha risposto che non era in panchina, era semplicemente per stare vicino alla squadra. Senti Non una si sa cosa, che ma non è che c'era. era un errore di mercato Vives, eh? No, perché in classe 80, l'avevamo detto, in classe 80 se si infortuna, ma mica perché c'è. Cioè, perché era beato lui che A c'era dentro proposito, l'80, credo che com'è sia la situazione di Zaniolo, però. infortuni a parte Vives? Gli altri? Altobelli si allena. Quindi Vives comunque non sappiamo, Non si sa non si sa, non è che bene. non si sa, adesso sembra un mistero. C'è le Sicuramente, mani ma così. no, C'è c'avrà un cammina non problema, bene. anche muscolare che L'occhio di magari con l'età è vernice. più difficile risolvere, secondo me stiamo a parlare di questo. Su Vai. Altobelli ha fatto, cioè, si allena con il gruppo, quindi credo che aspetta l'ultimo ok definitivo per il discorso della spalla Sì, per allora poter lui atleticamente è stato recuperare. sempre il problema della È spalla, la quindi spalla, non sì. può Per giocare i perché se contrasti, cade è certo. tutto lì, se no per E il resto. Rivas ha riniziato il differenziato, quindi speriamo tra un paio di settimane di averlo a disposizione. Rivas, tra l'altro, è la classica mezzala in cursore con grande velocità, proprio ci mancherebbe in questo Ci momento, starebbe ci bene. starebbe Però mi proprio da sa che è uno Dio. soggetto ad infortuni, da quello che mi raccontano. Poi la Speriamo di no, ricaduta sullo speriamo di stesso no. punto. Speriamo di no. Vabbè, Speriamo. questo però per dire, perché Vives se stesso, insomma, era un giocatore classe 80, ripeto, 38 anni, forse uno dei più anziani della categoria. Beato Sì. lui, perché noi siamo più anziani, però insomma per un giocatore classe 80 è molto in là con gli anni. Ma Furlan perché non ha giocato? Beh, io penso Scelta per un tecnica discorso non di era turnover, importante. io penso per un Turnover. discorso di turnover, penso. È vero che adesso stasettimana non giochiamo, comunque non era un infortunio. Secondo me è anche una scelta tecnica. Se fosse una No, scelta tecnica è discutibile. perché Salzano non è andato molto bene, Appunto, secondo me Furlan è un altro di quelli che gioca sempre. questo l'abbiamo detto in tempi non sospetti. Iannarelli deve giocare sempre. Ma la formazione Diakité deve giocare l'avevamo sempre. sempre, abbiamo detto Marilunco che deve la giocare sempre. formazione è quella. Furlan deve giocare sempre. Lopez Lopez deve giocare sempre. difendi pure in questa squadra, tutto sommato. Marilunco, la formazione per 9, 10, Sì. 11esimi, forse la seconda punta rimane da scegliere, poi Sì, dopo la formazione seconda titolare punta, una è mezzala. quella. Io direi facciamo l'ultima Però comunque pausa. scusa, torna a Ristoff, c'ha ragione Gianni, secondo me questo ragazzo è veramente. Poi ricorda un po' Valiant, nel senso che è uno di quei ragazzi che sembrano anche seri, con la testa sulle spalle, che dove lo metti gioca bene, poi a parte che Under 21, ma non è, cioè Under 21 non è neanche difficile, perché magari sono anche pochi in Bulgaria, però insomma sembra che questo sia un ragazzo, altro con la Fiorentina, chi segue le giovanili della Fiorentina mi dice che questo era proprio forte.
Sì, ma si vede. Mi pare che è andato anche in panchina in Serie A, se non mi sbaglio, sto ragazzo. Nel 99, eh? Io l'ho giocato, giocato pochi minuti, però dà l'idea di essere uno poi, tra l'altro, molto concentrato, che è una delle dote fondamentali per i giovani. Ma come, come ha detto il mister, è stato il treno, tra virgolette, dell'Under 21 che gli ha fatto perdere, no? Il fatto del... È andato in Under 21 e quindi non ha potuto proseguire, è stato tra virgolette poi sostituito da, da Bergamelli. C'è da dire, se taglio per faccio sempre i miei amici, ma se no che venga a fare, che fra Ristoff e Gasparetto preferisco di gran lunga Ristoff, perché anche a Fano Gasparetto, per carità, adesso quest'anno sta andando anche benino, è vero che c'è la differenza delle categorie, però insomma, lì non dico ci fosse rigore, ma insomma si è fatto un po' sorprendere, poi gli ha messo la mano, insomma. No, no. Me tanta fiducia ancora non... È vero che quest'anno sta andando meglio, aspetta, ma vicino a Diachile, ripeto, gioco bene pure io. Soprattutto perché sta in banchina. Va bene. Facciamo l'ultima pausa e poi rientriamo per la ultima parte della trasmissione. Goditi solo il meglio del sole. Ricciutelli Giampiero dal 1966 a Terni è leader in produzione e montaggio di tende da sole su misura per esterni, terrazze e balconi, sempre in armonia con lo stile della tua abitazione. Ricciutelli Giampiero è esclusivista Corradi con l'innovativo sistema pergotenda, le strutture outdoor bioclimatics, i gazebo e le vele per arredare l'esterno con un design ricercato. Goditi al meglio il tuo spazio esterno protetto dal sole e approfitta delle detrazioni fiscali del 65%. Ricciutelli Giampiero e a Terni, in strada di Recentino 62. Bene, eccoci di nuovo in studio, ultima parte, diciamo prima, no? Ultima parte della trasmissione. Io prima di cedere la parola all'esimio dottor Giardinieri che ci illustrerà la temibile compagine del Limonese, che poi comunque non è proprio così scarsa, insomma, diciamo, io sempre con delicatezza. No, no? Ma dicevo, ma no, a Monzo Spettino, che una volta Salzano, una volta Furlan fuori, sia fatto apposta per far giocare Pobega perché è un ballino. Beh, probabilmente è un pallino, probabilmente sì. Beh, d'altronde ogni allenatore c'ha i suoi pallini, Beh, però vediamo, io Furlan, tutti, io Furlan lo farei giocare, se te lo dicevo prima, no, non voglio ripetermi, però Iannarilli, Diachité, Lopez, Furlan, Marilungo giocano sempre. Per me giocano sempre. Vantaggiato. Beh, c'è Nicastro, un momento. C'è Budic, però gioca. Guarda che Budic è uno che là davanti i gol li fa. È uno che fisicamente è uno di quei tipici attaccanti che secondo me c'ha anche la botta da fuori. Ma anche io lo farei giocare di più, però vabbè, ognuno. Ma adesso non stiamo. Non è che possiamo stare a criticare i cani perché non gioca Budic, non esageriamo. Però Budic, allora prego, dottor Giardinieri, ci illustri la formazione del Limolese, che suppongo sia di Imola. Ma sì, di Imola, ecco. Ovviamente. Città di cui ho perso ogni tipo di traccia da quando non ci corre più il Gran Premio di Formula 1, questo è. Che ragione. Sarà Romagna, tu stai. Emilia Romagna. Limolese non scherza, è vero quello che dico. Ma scusa, è come Domodossola che la conosce perché c'è la D. Dai, la praticamente usa attaccata all'autostrada. Dai. Imola è una. Limolese è una squadra molto giovane, c'è una età media di 24 anni e gioca con lo stesso sistema nostro, cioè col 4-3-1-2. È una squadra che ha
poche individualità conosciute, sono molti ragazzi, diciamo tra quelli che un po' tutti conosciamo hanno il difensore centrale Carini, 28 anni, ex Modena, ve lo ricorderete, ho guardato, ha fatto circa 70 presenze in Serie B, quindi è un giocatore di una certa esperienza. Poi hanno Lanini punta centrale, te lo ricordi? Lanini punta centrale. Chiellini, io ribadisco, con quello che guadagna ha l'obbligo morale di rifarsi il naso, perché il calcio è spettacolo. Non ti puoi presentare, ecco, non puoi presentare, presentare in quella, ma è me stuzzichi, Chiellini, mi evochi questa figura. Senti, Lanini, io me lo ricordo, Lanini ha fatto mai l'antico. No, questo Lanini non ha fatto mai l'antico. Carini non è male come difensore centrale. Però c'hanno una nidiata di ragazzi interessanti. Sì, c'hanno un trequartista, anche questo conosciuto, che è Belcastro, però è infortunato, ho visto che non ha giocato l'ultima partita, quindi non so se contro di noi rientrerà, però ha sempre giocato titolare ed è un bel trequartista Belcastro. Ex Perugia? Sostituito, sì, mi pare ex Perugia. Sostituito Belcastro da Rajec, che è un altro trequartista giovane, una mezzala, doppia cittadinanza tunisina italiana. L'ho visto giocare una volta, non mi è dispiaciuto, tutto sommato è un buon comunque giocatore. I punti l'hanno fatti. Ecco, sì, infatti, guarda, la cosa che mi ha impressionato del Limolese sono alcune statistiche. Allora, fanno molti gol, 13 come la Ternana, però hanno giocato più partite di noi. 3 partite in più. Sì, e ne hanno subiti però 10, quindi è una squadra che evidentemente ti lascia abbastanza giocare, perché aver preso 10 gol non sono pochissimi. Sono imbattuti in casa? Quindi questo per noi potrebbe essere anche uno stimolo ad andare a fare il colpaccio, perché non hanno mai perso tra le mura amiche. E la cosa interessante è che, pur avendo molti punti, quindi ne hanno 17, hanno incontrato delle prime in classifica soltanto il Pordenone e il Vicenza. Del resto hanno avuto un calendario abbastanza agevole. Aggiungo, scusami Gianni, che hanno perso poi due partite con la San Benedettese e Renate, formazione di bassissima classifica. Secondo me alla fine lottano, per portare gli sfortuni, però alla fine la squadra si è lottata per la salvezza. L'ultimo dato che vi propongo, che è interessante anche questo secondo me, se andiamo a vedere i risultati solo dei primi tempi, l'Imolese non ha mai perso, quindi è una squadra che evidentemente parte molto forte, perché nei primi tempi ha fatto 5 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte, mentre invece nei secondi tempi è il contrario, quasi ha fatto solo 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. Senti, quindi forse partono molto forti a differenza nostra e finiscono da sottolineare piano. Che mi ricordo che lo stadio è molto piccolo, cioè lo stadio è piccolo come capienza, ma in più anche stretto, quindi abbiamo solidi problemi. Quindi potrebbe, facendo un pronostico, diciamo da scommettitore su questo tipo di risultati, potrebbe esserci un bel 1-3 o 1-2 per noi. Magari andare in svantaggio il primo tempo, loro partono forte, poi loro caleranno e gliene facciamo 2-3 a ripresa. Vantaggio, ma mi sbilancio. Lo stronico a parlare. Coletto, comunque, tra Limolese, i fondi di Caffè. Io ribadisco sempre. È l'ennesima squadra con poche individualità di questa serie C, che poi alla fine però non è mai facile superare. No. Cioè, abbiamo faticato con finalmente iniziamo ad affrontare anche squadre con continuità di alta classifica, perché poi avremo il 21 il Feral Pisalò e poi in casa il recupero della terza giornata di Mimmo Toscano e poi chiuderemo il trittico a Pordenone nell'ipotetico big match, insomma, sindacale mi preparo pure io, è una gag questa, dopo questo trittico conosceremo probabilmente chi è la terza. Andremo a Pordenone e poi dopo Pordenone. Si dovrebbe iniziare, si inizierà a giocare il sabato. Semagna invece a Pordenone? Credo di no, non lo so. A Polenta. Poi ci avremo il Vicenza dopo. Di sabato forse. Di sabato già, perché no? Inizieremo da dicembre, 3 mesi di sabato. Ecco, io credo che veramente chi ha partorito questi regolamenti della Serie C ha grossi problemi. Posso dire una cosa? Sì. Caro Gigi Manini, caro Gianni, caro Tommaso, ma oggettivamente, ma sto campionato come fa a non vincere? Non è minimo di scaramanzia. Ma io sì, ma perché? Però ma come, che te devi inventare? Vabbè, ci stanno anche squadre più competitive. Cioè, scusa, però, io non vorrei dire niente. No? Sono cioè, sicuro la che è una bestia nera. Sono sicuro che Alessio farà una bellissima schermata, ma la classifica dice che tu stai a 2 punti dalla prima, con 3 partite di meno, ma di che stiamo a parlare? Beh, però c'è la Feralpi, per esempio, che sta insieme a noi, ce n'è due, ce n'è una da recuperare. Una va a 21, tu Feralpi, se la vinci va a 27, scusa. Senti, Feralpi... Con noi la recupera poi. Sì. Ecco, meglio mi sento. Vabbè, Feralpi, Pordenone e Vicenza, secondo me, ci possono dar fastidio. Forse le altre meno.
so, la Triestina quel giorno, secondo me, ci ha messo in difficoltà. Sì, ma non stavamo in piedi, no? Ecco, Monza, mo, per carità, speriamo che rimane indietro in modo che sia a gennaio. Un pochino bella... indietro il Sudtirol, che lo scorso anno è arrivato fino alla semifinale dei playoff e sì, ha cambiato poco. È una buona squadra, però insomma. Sai che io penso, vedendo la classifica, che da un punto di vista ambientale è un girone molto facile. Non ci sono campi caldi. Se tu vai a vedere. Forse Vicenza e San Benedetto. Forse San Benedetto. Sì. Ma non ci sono campi caldi. Dove non c'è Cava, Caserta, questi posti qua, Cosenza. E se vedi, come diceva Tommaso all'inizio della trasmissione, ha fatto una considerazione giusta. Se vedi le squadre che come noi ambivano al ripescaggio in Serie B, ce ne sono un paio che stanno in grandissima difficoltà. Il Siena è terz'ultimo o quart'ultimo. Come noi. Quindi l'unica che ci vuole andare veramente. Questo ci deve dar fiducia, perché evidentemente dimostra che loro hanno trovato magari delle difficoltà con una rosa inferiore alla nostra nel recuperare tutte queste partite. Vorrei ripetere una cosa che ho detto nel post partita della partita con l'ultima in casa che abbiamo giocato col Gubbio. No, volevo vedere se ti prendevo. Allora, per chi ha avuto la sfortuna di non ascoltarmi, dicevo dopo ansiosamente, no, ma come si fa? No. Dicevo, per chi ha avuto la sfortuna di non ascoltare, hai capito? No, la modestia fatta persona, hai capito? Era un modo, però tu mi insegni, la modestia è un male curabile, assolutamente. Vero? Ecco, bene. Ma io non ne ho mai sofferto. Infatti. Allora, dicevo, per chi ha avuto questa disgrazia, dicevo ieri semplicemente che secondo me le squadre favorite hanno un solo problema, quello di partire male. Se parti male, l'ambiente si sfalda. Cambi l'allenatore, cambi il gruppo, poi l'allenatore porta. Invece, se tu parti subito avanti, tipo quello che sta facendo la Juventus quest'anno, lo sta facendo adesso. Però è così: se parti bene e subito va tutto come deve andare, la Ternana è più forte, no? Poi al di là degli scongiuri, c'ha un cammino più agevole. Se invece comincia, infatti, le prime partite mi preoccupavano per questo motivo, perché non ingranavamo. Quando non ingrani, non vinci, poi si combinano le cose. Se invece il cammino va in una certa maniera, è chiaro che poi dopo il gruppo tante tensioni si stemperano. Che tu metti che non vincevi, Andaggiato non giocava, già lì era, no? Quindi andare così bene ti porta a una squadra favorita, secondo me, avere un cammino più agevole, perché, ripeto, quando la squadra ha ingranato e è più forte, è più difficile fermarla. È chiaro che se va avanti una squadra invece, tipo fosse stata Rimolese, poi magari è destinata a crollare. La Ternana quell'anno di Toscano, secondo me, abbiamo vinto il campionato solo per un motivo, perché essendo andati in testa, poi dopo siamo riusciti ad arrivare fino alla fine quasi quasi il fiato corto, siamo arrivati. Però se vi ricordate, perché forse non eravamo la squadra più forte del suo Toscano, mettendo Dante. Lì dopo il problema è che entrava Dante e quell'altro difensore lì, come si chiamava lì, Chiarelli. Vabbè. Però alla fine zia che Giacomelli non giocava, giocava il cioè Dante. È stato detto una cosa in settimana, l'hanno ripetuto più di un calciatore, il fatto di, loro dicono, ma lo penso anch'io, dell'adattamento alla categoria. Noi sottolineiamo anche un'altra cosa, che ci sono diversi giocatori che la C non l'hanno mai fatta nella rosa della Ternana, perché hanno fatto solo la Serie A e la Serie B. Vabbè. Però si sono calati bene. Vabbè, ma se sei giù per calcio. Però uno dei miei peggiori incubi è la linea difensiva dello scorso anno, no? Allora, infatti lo stavo per di prima, ecco. Un po' l'anno scorso. Cioè, tu hai giocato la Serie B con Vidiello a destra, Signorini, Gasparetto, Favalli, Blega a porta. Ma ricorda dei cambi? Ma ecco, Anvedi e Comarino, questi erano ma emblematica, lo sai qual è? Di tutta Tiscioni alla fine, poi il meglio Ravaglio non giocava. Ascoli, no, com'è? Come si chiamava? Ascoli? Ragazzo, quel ragazzetto Reposti. No, ma se invece è uscito Mondatto, che era l'unico che dirignava. Tu pensavi a chi viene in quella partita? No, tanto per dire. Ecco. Ma questo mono adesso non no, ma emblematica di tutta la stagione è lo scontro di testa fra Gasparetto e Simone. Quello è emblematico di tutta la stagione. A Palermo. Cioè quello quando quello scontro, poverini, e poi sono fatti pure male, insomma, che poi uno ci ride, ma quelli sono fatti male. Per ma ti rendi conto il tuo difensore in Serie B che non si chiamano la palla e che non mettono le mani avanti? Però Gigi, sei d'accordo con me? Quello è proprio emblematico. Tu gliela faresti al patron Bandecchi questa domanda? Patron, ha capito che nel calcio non si inventa niente? Sì, ma niente, secondo me l'ha capito. E che se spendi un po' anche di ingaggio, di soldi, i risultati arrivano. E che le categorie si stanno... E che le categorie si fatta apposta per essere... Che gli amici non possono fare sempre gli allenatori. Io penso che adesso sta... No, ma secondo mettendo me a fuoco è migliorato. Non poteva fare che migliorato. No, però a parte scrivere... No, ha dato atto, per carità. Secondo me c'è poco da dire. Insomma, la Ternana...
per carità, non sarà la mia società del mondo. Però si ricordi sempre Vitiello, Gasparetto, Signorini, Favalli. Perché? No, ma è emblematico l'infortunio, cioè, ripeto, poveretti sono fatti pure male. Ma io c'ero l'arbitro, gli espellevo entrambi. Cioè, non e poi Gasparetto ci rifece Cavallo Incredibilmente l'arbitro al portiere annullò il gol all'Ascoli, era fallo. Cioè, ma veramente, cioè, ma come fai andare addosso a un compagno senza mettere le mani avanti? Va bene. Senza chiamarti la palla. Tutti quelli dell'anno scorso, Tommaso è più ferrato di me, mi pare che parecchi non giocano, parecchi sono scesi di categoria. Quasi tutti, quasi tranne tutti, Varone, Mondalto e Carretta che fanno la B. Carretta mi pare che non gioca mai. Cioè, ultimamente no. Ma secondo me qualcuno ha smesso di giocare. Mondalto è ancora infortunato, mi sa che c'è l'infortunio. Qualcuno ha smesso. Qualcuno forse ha smesso pure. Cioè, e no, noi... ma però noi eravamo i sapientoni. Sì, però se lo dicevamo, capito? Perché il Terneno ci dice, che non ce l'ha con me soprattutto, bisogna far lavorare l'allenatore, bisogna lasciare in pace la squadra, perché se tu la critichi... E si creano tensioni, io non la penso così, no, come se poi fosse veramente, no. Primo non ci stanno a sentire, ma come se, primo. Bravo, ma se contasse qualche cosa, no, perché vingeremmo. Senti un mio amico che poi stimo veloce, che ci guarda sempre, dice che quelle critiche che facevamo avvantaggiato erano pericolose, perché il ragazzo dice prendeva spunto dal fatto che noi criticavamo, cioè allora che succede? Che l'ambiente si sfalda. Ma ti pare che un giocatore come Vantaggiato sta sentendo? Che dicevamo che Vantaggiato va a giocare, che il mister non lo vede perché non gioca. Cioè queste critiche che facciamo, perché noi dobbiamo stare qui e dire tutto bene, bello, tutto a posto, e non è così. Non è la trasmissione giusta questa. Tra l'altro non siamo pressing, quindi alla fine, ecco. Lo diciamo così perché ci piace dire, non è detto che qualcuno lo sente. Ma se anche lo sentono, non è il problema, cioè noi in realtà non è siamo retrocessi perché diciamo di essere scherzi, ma perché eravamo scherzi, ma c'erano molti che pensavano invece il contrario. Abbiamo finito il tempo al nostro disposizione, bisogna vederli in campo. No, adesso lasciamo il gioco, l'abbiamo lasciato il gioco dopo 10 partite, l'abbiamo capito, abbiamo sforato, veramente avevamo capito a lui, io comunque va bene. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, grazie Gigi Manini, grazie Tommaso Ferrante, la prossima volta arrivate prima, grazie Gianni Giardinieri, sei un Arriviamo in ritardo anche noi, almeno sei il peggiore. Grazie a voi che ci avete seguito, vi ricordo andiamo in onda il martedì alle 22:30-35 su Rete Sole, canale 13 del digitale terrestre. Siamo disponibili già da ora di pranzo di martedì. Quello per la lettura, stai più là, per la lettura delle carte, per pendolini, filtri d'amore vari. Da ora di pranzo più o meno sul canale YouTube di OnTV. Grazie, a settimana prossima.